è un paese dove c'è una cultura dove la ricercatezza non è solo, perché anche qui da noi se compri un occhio di pernice di 30 anni fa, sì, quanto sarà? Sì, gli avignonesi sì, più o meno arriveranno a trovarlo. Ciao. Ecco, l'ultimo abbinamento che vi proponiamo, appunto, siccome il sigaro toscano, il toscano è famoso, l'antico, per essere, appunto, diceva anche, più ignorante un pochino, allora bisogna andare sul dolce, quindi perlomeno cercare, non basta avere un po' di, insomma, sangiovese invecchiato, andiamo su qualcosa di dolce e aromatico, quindi aleatico, sapete, un'uva nera, quindi a bacca rossa, famosa però che ha profumi proprio aromaticità primaria, vuol dire che già il grappolo, già l'uva profuma di per sé, un po' come il moscato, come il rustraminer, quindi un'uva che viene comunque sottoposta a appassimento ed è famosa per essere un classico abbinamento al cioccolato, cioè uno di quei famosi vini che si possono abbinare al cioccolato, molto persistente, profumato e si sposa bene, perché già questo c'è un mio collega Aldo Fiordelli che l'ha definito una specie di sacher torte liquida, no? Perché ha delle note quasi di albicocca e le note di cacao che già si trovano dentro il vino, e quindi alla fine annusarla, infatti ci fate il caso, profuma molto di albicocca, cioè chiudete gli occhi, perché il rosso uno viene in mente, ma se chiudete gli occhi profuma veramente di albicocca, di marmellate di albicocca, di pesche, ed è una cosa particolare sentirle sprigionare fuori da un vino rosso, quindi un vino sicuramente interessante, composito, che aiuta a smorzare la nota un po' ignorante sì, lo toscano. Magari non è detto che la vogliamo smorzare, ecco, diciamo che effettivamente il toscano è bello anche proprio per quella sua caratteristica, però con un vino come questo, con queste note particolari, quando poi in bocca ovviamente il tannino leggerissimo quasi non c'è, la persistenza è lunghissima, lo zucchero, sentite, è ben presente, rimane molto, però l'effetto complessivo è quasi di un vino fresco, sia perché la temperatura, sia perché è vero, c'è comunque il tannino che bilancia un po' l'effetto zuccherino, e quindi in realtà anche da sé sta benissimo come vino. Chiaramente poi se si va con la cioccolata, la fragola, un po' di panna e il sigaro, diventa un'esperienza sicuramente da fare a fine pasto, perché dopo questa uno non prende nemmeno la mazza caffè, è proprio di quelle che macchiano molto il palato, però macchiano molto il palato, ma sono di estrema soddisfazione. Poi considerate che le note nel sigaro toscano non sono quelle della speziatura, ma c'è anche proprio note cioccolatose, ci sono proprio come caratteristiche olfattive del toscano. Poi altre note caratteristiche del toscano che possiamo ritrovare nel toscano. Sicuramente i legni, le tostature. Ce n'è appena un velo. In questo sigaro è presente un elemento che è a volte in alcuni vini che è considerato però una puzza. Stallatico, che comunque è una caratteristica del toscano, una di quelle fanno la. Contrariamente ai cubani, i toscani hanno sempre questa puzzetta che veramente nell'aleatico non troviamo, ma anzi semmai viene addolcita e viene confusa da quella. Più che altro, ecco, questo vino direi che rispetto agli altri che avevano dei problemi a farsi strada nel fumo, questo invece si sente anche parecchio, proprio per questa aromaticità. Quindi in realtà se vogliamo gustare un vino, chiaramente bisogna rivolgersi e sentirlo appieno su questi prodotti qua, è un motivo anche per cui spesso si abbina con i distillati, perché hanno un potere aromatico talmente forte che sovrastano il sigaro. Tra i vini ovviamente bisogna andare per forza in prodotti passiti, vinsanto, come spesso viene fatto, passi di pantelleria, altri moscati passiti, quindi versioni molto molto intense. Con questo caso invece secondo me abbiamo ancora una volta il marcatore toscano, l'aleato che ha fatto in Valticorni, all'Elba, che è la culla un pochino più importanti, ma in generale a Montepulciano aveva fatto, quindi è una zona un po' diffuso in varie zone, non soltanto l'Elba. Quindi una chiusura dolce della serata, in modo insomma da non lasciarsi proprio semplicemente col toscano e quel suo saporaccio. Poi a voi la scelta se saporaccio. Finire saporaccio, accio non è mai un'accezione negativa, no? In toscana, toscanaccio, quindi insomma detto da un toscano non può essere sentita come una cosa negativa. L'impressione è che anche un pochino le note di pepe che il sigaro ha. Sì, può darsi che anzi vi dà uno sprint in più sulle note pepate, quindi come succede negli abbinamenti quelli riusciti piuttosto bene, in realtà tira fuori nel connubio qualcosa che i due, diciamo, componenti da soli non avevano, e quindi quello è il bello di andare a scoprire nuove,
nuove frontiere del gusto, diciamo, dello stare insieme.